Presentato questa mattina il cartellone teatrale del Gesualdo, Red, risate e danza. Sono intervenuti alla conferenza di presentazione il presidente del teatro Luca Cipriano, il maestro Salvatore Gebbia e il direttore del teatro pubblico campano Alfredo Balsamo. Si tratta del terzo cartellone in programma, una rassegna incentrata sulla comicità, sul divertimento, ma sempre sulla stessa qualità, ha dichiarato il presidente del teatro Luca Cipriano. E si arricchisce ulteriormente l'offerta del nostro teatro insieme ai cartelloni e alle rassegne che abbiamo già presentato. Stamattina abbiamo spiegato al nostro pubblico il progetto che denominiamo RED, che vuol dire risate e danza, un cartellone con 7 appuntamenti che avranno inizio il 7 dicembre con il ritorno in città graditissimo di Alessandro Siani, che ha registrato numeri da record in passato e che porta da noi il suo ultimo spettacolo, quindi sono certo che sarà uno degli spettacoli che incontrerà maggiormente il consenso del pubblico. E poi con i maestri della risata, quindi Biagio Izzo, Peppe Barra, Carlo Buccirosso, l'intero staff di Made in Sud che mette in scena uno spettacolo veramente esilarante, e due appuntamenti che dedichiamo invece alla danza, uno con Lina Sastri che porta in scena il suo ultimo spettacolo tra parole, musica e danza, e la conclusione di questa rassegna con l'Inferno di Emiliano Pellisari, che mette in scena appunto l'Inferno dantesco con quella che è una compagnia dei Momix, una sorta di Momix italiani, quindi evoluzioni, progetti di grande fascino. È un cartellone molto amato dal pubblico, che in passato ha registrato oltre 1000 abbonati. Gli abbonamenti saranno in vendita da martedì, quindi sono certo che ci sarà subito grande richiesta, ed è tra i nostri progetti artistici quello dedicato alla leggerezza, alla spensieratezza, alla risata, come appunto diciamo nel titolo e come facciamo vedere anche nell'immagine di copertina, un naso rosso curato dagli amici dell'associazione Fotografiamo, che ci hanno fornito l'immagine appunto del manifesto e della copertina della brochure. È un progetto che insomma in qualche modo si evolve dalla leggerezza delle risate alla raffinatezza della danza per 7 spettacoli che da dicembre andranno in scena da noi al Carlo Gesualdo.